a tutti ragazzi, io sono GX97 e bentornati qui sul mio canale con questo nuovissimo video. Ragazzuoli, finalmente siamo ritornati con un nuovissimo video di A Lezioni di Fortnite e come sicuramente avrete letto dal titolo, siamo qui con un ospite veramente, veramente speciale, ragazzuoli, il re italiano dei trickshot, proprio lui, Okram, raga. Bella raga. Mamma mia, raga, avete visto che vi ho portato nel canale? Prima di iniziare il video, raga, vi invito assolutamente ad iscrivervi al canale attivando la campanellina. Fate girare questo video con tutti i vostri amici. Non dico neanche di passare da Okram, raga, perché mi sembra veramente scontato. Penso proprio che sappiate chi sia a mezza parola. Lasciate un bel commentino, raga. Ditemi se magari vi sono stati utili consigli di un pro come Okram. E nulla, raga, detto questo, possiamo anche iniziare con il video. Ragazzuoli, allora, per questo episodio delle lezioni di Fortnite noi impostiamo leggermente in maniera diversa rispetto a quello precedente. Infatti prima io ed Okram, il buon Okram, andremo a fare un bel 1v1 in box fight. Ovviamente non penso ci sia tanta competizione tra me e lui. Diciamo che il risultato del vincitore sarà alquanto scontato. Ecco, lui si siede, bello tranquillo. E poi, dopodiché, raga, lui metterà in pratica in partita alcuni trucchi che utilizza appunto un pro come lui. E dopo aver fatto... Mi andrò a insegnare fra poco, dopo il 1v1. Esatto, esatto. E appunto poi questi trucchi che adotterà in partita ce li andrà a spiegare dopo la partita. Quindi, raga, spero appunto che possiate apprezzare questa tipologia leggermente diversa di lezioni di Fortnite. Detto questo, possiamo anche iniziare con il box fight, raga. Vediamo. Poi, raga, già... Così, subito, partiamo così, raga, bene, bene. Poi ti ho fatto i due trucchetti in una sola... in un solo round. Ah, due trucchi, cioè praticamente in una kill te hai adottato già due trucchi, bro. Esatto, esatto. Ah, ok, perfetto, raga. Vai. Ah, gettato proprio, mi basta quello. Questo è un altro. GG. Ah, un altro trucco in quest'altra kill. Sì. Ah, ok, perfetto, perfetto, vai. Bello, bello. Bisogna fare le cose fatte per bene, no? Esatto, esatto. Ovviamente, raga, contro The Real Okram non c'è assolutamente competizione, eh. Però abbiamo impostato questo episodio in maniera alquanto diversa, dai. Vabbè, raga, vediamo cosa succede pushando Okram. Vuoi pushare? No way! Come ho fatto male, Gio? Come ho fatto, bro? Cosa? Ah, ok, vabbè. Sopra. Mi sei venuto da sopra, vai, stavo cercando di shieldarmi per quel che potevo. Bello, bro. Non ti riesco proprio, assurdo, raga. Ha una velocità pazzesca. Ma non ho messo le scale. Boia, fra, quando fai quel trucchetto sei imprendibile. E quello che penso è il migliore, perché... Ah, ok, è sempre proprio imprendibile, bro. Esatto, vedi? Assurdo, assurdo, raga. No, lui... questa cosa è assurda, cioè, non devo spiegare. Editi la parte superiore e salti. Cioè, io vedo questo. Esatto, salti dalla parte opposta in modo che non... Sì. Lui ti vede dopo. Esatto, ti vedi dopo e poi sei praticamente imprendibile, bro. E quello o ti sta già mirando e tu si deve fare veloce, comunque non hai il tempo, oppure ti fa un pre-fire, quindi... Esatto, esatto. Diciamo che la probabilità è molto più alta che tu lo prenda. Ok, raga, riprendiamo. Vediamo un po'... Ci ha spiegato il trucchetto di prima, davvero davvero efficace. Poi ovviamente ce li spiegherà bene dopo. Vediamo un po' quest'ultimo round come andrà a finire. Anche se l'esito... ecco, ecco, perfetto. Ce l'ha già fatto vedere. Esito alquanto scontato, raga. Perfetto. GG, bro. Sei davvero una bestia. Grazie, grazie. Prego. Secondo me è giunto l'ora di svelarli. Perfetto. Che dici? Va benissimo. Allora, raga, ovviamente, dato che appunto è un episodio di A Lezioni di Fortnite, Okram, come vi dicevo precedentemente, ha adottato dei trucchi in questa partita che appunto adesso ci andrà a mostrare adesso. Vediamo se riusciremo a replicarli. Ovviamente fatti da lui sembreranno un gioco da ragazzi, però vediamo un po' allora cosa riusciremo a fare. Vediamo un po', vai. Vediamo che quello più lo lasciamo per l'ultimo, ok? Ok, insegnaci, però insegnaci, apprendiamo da te. Partiamo con uno abbastanza semplice, ma se fatto bene puoi praticamente one-shotare il nemico. Ok, perfetto. Che ti ho fatto pure nel qua alla fine, non so se te ne sei accorto. Metti un sì, muro. Sì, sì, sì. Ok, piazzo un muro. Ok. Anzi no, devo mettere io su. Ah, vabbè. Io cosa faccio, no? Se tu modifichi una finestra. Sì. Ovviamente cosa fai? Spari, no? Certo. Se spari il nemico. Se però modifichi e la chiudi subito, uh-huh, il nemico sparerà un muro. Quindi guarda che succede, tu devi sparare a me, ok? Vai. Ok. Ecco, esatto. Vedi? Praticamente io sparo al muro, si rompe e esatto, te praticamente mi spari subito col combo. Pronto? Vai. Non sto riuscendo a chiudere.
Ecco, vedi? Perfetto, sì. Quindi te praticamente spari ad un muro, il muro si rompe e sei praticamente scoperto, esatto, l'avversario ti può trattare. Sei scoperto, non puoi fare niente perché non te l'aspetti, no? Esatto, tu sei stato chiarissimo, però vediamo se riusciamo a replicarlo, lascio quantomeno se riesco, esatto, a replicarlo, vai. Vabbè, magari con il mostro stasera da poco, no? Vai. Esatto. Fai un muro, lo modifichi e lo chiudi. Ok. Bravissimo, perfetto. Ah, perfetto. Quindi te praticamente ti richiudi subito, l'avversario rompe il muro e poi gli spari il muro. Esatto. E tu gli spari un headshot perché lui non se lo aspetta dal genere, esatto, no? Esatto. Di prendere te. Quindi lui con una pompata rompe il muro e poi è libero per essere sparato. Perfetto. Un altro che ti ho fatto prima. Ok, direi che sei stato chiarissimo per questo primo trucco, raga. Direi alquanto efficace e chiarissimo il nostro programma. È abbastanza conosciuto, però c'è chi ancora non lo sa, c'è chi ancora non lo fa bene. Allora, ok, fai un box. Ok. Quindi mettiamo caso, no? Per esempio, io ti ho tirato una pompata in body, tu ora cosa fai? Ti chiudi, quindi certo, ti boxi pure di sopra, anche sopra. Ok. E ti devo curare, no? Certo. Tu cosa faccio? Mando il muro one shot. Va bene. Quindi in qualsiasi modo, però non devo farmi capire, no? Che so certo, fare quella certo cosa. Quindi magari te lo fare col pompa, eccetera. Devi mandare il muro a 75 di vita o di meno. Ah, va bene, quindi da 75 prima, scendere. E prima di spaccarlo devi mettere una scala dietro. Tu continua a tenere il muro, per mettere il muro, continua a tenere vai, il muro. Vai, vai, vai. Stai ho il danno, no? Mentre se io sparo così non è che entro, ok? Certo. Però se lo mando a 75 faccio così, vedi? Ah, non funziona più quello per spammarlo. No, esatto, tu non puoi più spammare. Ok, non lo sapevo, bro. Quindi, non lo sapevo. Metti il muro. Vai, vai. Quindi tu lo mandi one shot. Aspetta, certo, okay, perfetto. Quindi tu lo mandi one shot, sì, salti, ecco. Salti ed entra. Ah, ecco, esatto. Cioè, raga, quando lui è entrato, io continuavo a premere il pulsante per spalmare il muro. Premuto. Vai, vai, vai. Sto tenendo premuto. Non lo devi far capire. No, tu magari, ora magari ti puoi curare. Mandi il muro one così. Certo. Metti la scala. Assurdo, e raga. Lo cioè, praticamente questo è il push assicurato con questo trucco. Esatto, così entra al 100% nel box. Perfetto. In un box ci sono trappole e praticamente. Esatto, vediamo se riusciamo round a farlo. Vinto. Non se l'aspetta, round vinto. Esatto, round vinto, raga. Veramente anche qui farlo. Chiarissimo. Vediamo un po'. Ovviamente assolutamente. Qua bisogna un pochino, come quello di prima alla fine, allenarsi sul timing, no? Perché devi saltare ad un certo punto, cioè in un certo momento. Però è abbastanza semplice alla fine. Mi chiudo in un box. Quindi io dovrei mandare il muro one, tipo da 75 a scendere. Esatto, ok. Basta così. Vai. Una scala dietro di te. Dietro. Una scala dietro. Una scala. No, no. Sì, no, guardando me, ok, metti la scala. Esatto. Ok. Salti e picconi, salti e picconi. Ah, poi perfetto, sono entrato qui. Ah, perfetto. Quindi praticamente mandandolo il muro one, mette la scala guardandoti, saltando picconi e sei già dentro il box. Esatto. Ok, perfetto, perfetto. Stavo spiegando come difendersi dal trucco di entrare nel box. Esatto, quindi, esatto. Mettiamo caso. Ok. Tu allora, dovresti decidere di il box. Devo fare la scala. Vai. Allora, devo mandare esatto il muro qua sotto, esatto, 70. Quindi adesso salto e piccono. Ecco, praticamente già quindi mi hai sparato con allora la scala sopra. Bro. Esatto, allora. Lo facciamo vedere. Va bene, vai, vai. Ti boxi, ok? Ok. Quando il nemico sta per saltare, quindi mette il muro one shot, il nemico cosa fa? Salta e ti tira la picconata, ok? Certo. Tu dalla parte opposta della scala, quindi se la scala è qua, ti okay metti di qua. Se la scala la metti di qua, tu ti metti di qua, ho capito? In poche parole, dalla okay parte opposta sì, della sì scala, dal lato opposto, devi metterti una scala sotto i piedi. Non devi va muoverti, bene, la scala deve rimanere gialla. Va quando bene entra con il piccone, dove ovviamente non se l'aspetta, no? Certo. Prendi e lo uccidi ovviamente. Ah, proviamo, quindi, vediamo se riesco. Esatto. Ti devi mettere in fondo alla scala. Ok, che tu lo sai che sono da questo lato. Certo. Però la devi mettere dopo, ok? Quando ah, io sto okay per spaccare il muro. Devi muovere, ok, perfetto. Ok. Mettiti. Quando vedi che sto per saltare, tu la metti. Va bene, va. Saltare, vai. Vai. Vedi, io non me l'aspetto, tu spari, mi devi sparare ah, subito. Ovviamente. Perfetto, cioè praticamente nella visuale si vede che io ti ho sparato attraverso la scala, eh? Esatto. Ah, ho capito. Io non me l'aspetterò, poi ovviamente ti devi sbagliare, esatto. Sì, vai, va benissimo, vai, allora vediamo facciamo l'ultimo questo trucchetto. Che a parere mio è comunque il più efficace. Perfetto, vai. Boxati. Ok. Aspetta.
ho dimenticato, no? Stiamo pedando, ti prendo il muro. Ok. Faccio questi edit qua, ok? Va bene. Ora tu devi provare a colpirmi, ok? Vai. Sei imprendibile, bro. Come esatto. Ti prendo? Quindi, metti caso, mi boxo e vai davanti e metti un muro tuo. Vai. Modifica alla tua destra, ok, quindi alla tua destra. Ok. Tre in alto. Quindi, questi 1, 2, 3, così? Esatto. Ok. Devi metterti da più o meno, non dico alla fine qua perché ovviamente non mi prende, certo. il muro, più o meno qua, ok? Ok. Salto e spari. Perfetto, quindi da qua va bene? Se mi riesci a prendere sì. Ok, vedi, proviamo. Mi riesci a prendere? Quando salti? Sì. Esatto, vedi, cioè praticamente sei invisibile. Ok. Vai. Vedi, ti faccio 30, ottimo. Mirando. Stiamo qua, stiamo fightando, ti boxi. Questo bocciamento che è mio. Ok. Vedi? Praticamente, fra, io cerco di spararti, ma sei assolutamente imprendibile. Ti vedo prima io, esatto, ti vedo prima io, ti vedo. Esatto, quindi anche questo assolutamente molto efficace è approvato dal buon sì, occhio. Sì, questo lo fa chiunque, cioè. Perfetto, ragazzuoli, che dire? Direi che per questo episodio può finire qua. Abbiamo visto alcuni trucchetti con il buon Okram e fidatevi, regà, che sono veramente, veramente utili. Mi raccomando, se li utilizzate fatemi sapere qui sotto nei commenti come sono. Se funzionano. Esatto, se funzionano. La gioia, raga, mi raccomando. Grazie mille. Io ringrazio di cuore Okram per essere stato presente in questo video, perché niente, è veramente una niente. Persona gentilissima e disponibilissima, oltre che fortissima ed una bestia a giocare, raga. Vedete qui, appunto. Che dire, raga, mi raccomando, se volete, penso proprio di sì, altri video con il buon Okram, mi raccomando, spolliciate, raga, fatemi vedere il vostro massimo supporto. Che dire, al solito vi invito ad iscrivervi al canale, a condividere il video con tutti i vostri amici, lasciate un commento, spaccate questo video, dimmi piace, è inutile, raga, che vi dico di passare da Okram, però mi raccomando, raga, fateci un salto, anche se mi sembra scontato dirlo. Per oggi, da GX97 è tutto, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella, ragazzuoli. Bella, raga.